Salve a tutti, sono il dottor Marco Paret e conduco corsi un po' in tutto il mondo di comunicazione non verbale, di tecniche di cambiamento, tecniche anche applicate all'ipnosi per cambiare. E oggi voglio parlare di un argomento molto interessante relativo alla comunicazione non verbale. Che cos'è la comunicazione non verbale? Possiamo pensare che la comunicazione non verbale è la manifestazione del nostro inconscio. Quando siamo davanti a una persona, quando parliamo, il nostro corpo si muove. Ma come si muove? Ora, il movimento del corpo, come ci muoviamo e come gestiamo, è espressione del nostro inconscio. E se noi riusciamo a capirlo, riusciamo ad entrare in contatto con noi stessi, possiamo acquisire maggiore carisma. Cosa significa? Significa la prima cosa sarebbe partire da una buona autoscopia. Rendersi conto, cioè, di tutti i molti movimenti, gestualità e azioni che facciamo senza rendercene conto. La prima chiave del carisma è incominciare ad essere padroni di se stessi, essere in dominio di se stessi. Cosa significa? I piccoli movimenti, gestualità, grattamenti, sono tutti elementi che tolgono al carisma. Il carisma è un'espressione diretta, un'espressione immediata. Il carisma è magnetismo personale. Quindi è importante che noi togliamo tutti questi movimenti. Alcuni di questi movimenti sono particolari. Ad esempio questi che vengono chiamati segnali autoadattivi. Una persona che si muove così, che fa gestualità di questo tipo, in pubblico sono sconsigliati. Anche adesso che molta gente parla con Skype, osservate questi gesti. Ognuno di questi gesti traduce un problema, un adattamento interiore dell'interlocutore. Perché? Perché quando noi siamo di fronte a una qualche difficoltà e incominciamo a pensare e riflettere, ad un certo punto è come se attivassimo in maniera differente il nostro corpo. Quindi cambiano le circolazioni sanguigne, cambia l'irrorazione e quindi ci possono venire questi piccoli toccamenti, grattamenti che tolgono al carisma. Quindi togliamo questa espressione. Alcuni esempi classici di questi toccamenti sono ad esempio quando la persona è interessata a qualche cosa che ad un certo punto si tocca il naso perché è come se volesse annusare di più, oppure quando uno è in dubbio si tocca il mento, questa zona qui. Quando ci tocchiamo un organo di senso, spesso c'è un'attivazione legata a questo organo di senso. Noi dobbiamo essere padroni di noi stessi ed esprimere pienamente la nostra energia. Per avere carisma, la prima cosa è che voi siate stabili su voi stessi, calmi, gravità, sensazione del corpo, perché voi esprimete il vostro corpo, è il corpo che si esprime. Gestualità chiare, e guardiamo anche come muoviamo le mani. La mano destra, ad esempio, si osserva che viene più utilizzata quando si parla di argomenti logici. La mano sinistra quando si parla, per dire, di emozioni, di cose che una persona sente. Questi sono studi scientifici, ci sono state delle ricerche proprio psicologiche al riguardo. Si è visto ad esempio che bloccando la mano sinistra era più difficile che la persona si esprimesse in metafore, bloccando la mano destra era più difficile spiegare un problema di matematica. Cosa significa? Significa che destro, mano destra, si collega all'emisfero più logico, più uditivo, in ogni caso è collegata a certi concetti. L'altra mano, sotto un certo punto di vista, più recettivo, un altro emisfero, più immaginativo. L'ideale è utilizzare tutte e due le mani. Perché? Perché gli interlocutori davanti a noi sono sia razionali, sia immaginativi. Quindi ad un certo punto andiamo a toccare entrambi i loro emisferi. Dobbiamo anche renderci conto, e a questo punto è importante questa autoscopia, come noi gestiamo le nostre di energie, perché anche noi può darsi che non siamo totalmente scevri dal fatto di essere troppo razionali o troppo immaginativi. Una prima cosa che dobbiamo osservare, ad esempio, è come mettiamo quando incrociamo le mani. Facciamo questo esercizio, incrociamo le mani e vediamo qual è il pollice che sta sopra. Se il pollice che sta sopra è il pollice destro, significa che tendenzialmente il nostro modo di pensare è cognitivo. Vi ricordate, prima parlavo che la mano, quando uno fa un problema di matematica, muove la mano destra, e si vede che le persone con tendenza cognitiva tendono a mettere la mano destra e il pollice destro sopra. Le persone con tendenza affettiva mettono il pollice sinistro sopra. Questa scelta è una scelta inconscia, una scelta che il nostro inconscio fa, una scelta che ci portiamo dietro, che qualcuno di voi, se vuole provare, se ne rende conto, e che ad un certo punto caratterizza anche come gestiamo le nostre energie. Ad esempio, può essere interessante rendersi conto che quando noi cambiamo la posizione delle mani abbiamo un sentimento di fastidio, ma questo sentimento di fastidio non c'è in certi momenti, ad esempio quando siamo in ipnosi, perché l'ipnosi è riaccedere a uno stato quantico, uno stato prima della preferenza destra o sinistra. È come se andassimo più verso la nostra essenza, più verso noi stessi. Quindi possiamo vedere, io lo dimostro spesso nei seminari, come quando la persona, e tutte le persone hanno una preferenza o destra o sinistra, anche se uno si rende ambidestro, però comunque tende sempre ad incrociare le mani in una certa maniera. Quando una persona entra in ipnosi, ad un certo punto questa preferenza non esiste più. Noi possiamo osservarla nel nostro interlocutore, e anche un qualche cosa molto utile adesso in questo periodo, che le persone devono molto utilizzare Skype per comunicare con gli altri, e quindi non hanno maniera di vedere tutti i segnali. Per un colloquio preliminare, magari con un cliente, gli possiamo chiedere di incrociare le mani, vediamo come sono, già sappiamo come entrare in contatto con lui, sappiamo qual è l'energia ad un certo punto che è più dominante in lui. Non solo l'energia a questo livello, sono anche leggere pendere del capo, che può andare più a destra e più a sinistra. Normalmente va nella direzione in cui voi portereste il telefono quando telefonate, quindi a destra e a sinistra. Questo pendere del capo, positivo o negativo, potremmo pensare positivo sulla destra, negativo sulla sinistra, senza nessuna accezione di positivo o negativo, è un altro segnale che indica come noi teniamo le nostre energie, come lavoriamo, come siamo con gli altri. In questo caso andiamo più sul mentale. Diciamo che quando noi vediamo le due mani che si incrociano, noi abbiamo un aspetto più generale, quasi di intelligenza della persona. Quando andiamo su queste due orecchie o su come uno mette la testa, è più un rapportarsi in generale all'esterno. In genere chi va con l'orecchio destro va più verso gli altri ad ascoltarli, è come se fosse più estroverso. Chi ha l'orecchio sinistro è più introverso, fa passare attraverso il suo io quello quanto ascolta. Quindi l'orecchio destro, la persona fa molta attenzione alle parole, entra bene in contatto. Possiamo addirittura vedere dei tipi di personalità che discendono naturalmente da come, per dire, una persona che incrocia i pollici così e utilizza molto l'orecchio destro per parlare, cosa significa? Che è portata molto verso gli altri ad ascoltare, però in maniera molto logica. È molto diverso da una persona, ad esempio, che fosse sinistro. È sinistro, questo è più introverso, più emozionale, più sensitivo. Possiamo vedere che uno porta più le energie sulla sinistra e l'altro porta le energie sulla destra. Voi come siete? Scrivete pure i vostri commenti qua sotto, perché questo è uno dei primi elementi che noi possiamo incominciare ad osservare quando incominciamo a lavorare sulla comunicazione non verbale. Io ne ho già parlato in altri video, ma è veramente importante, perché osservare questi elementi ci permette, per dire, di entrare meglio in contatto con le persone, o anche di capire quali sono i loro blocchi. perché ovviamente una persona molto destra, destro di ragionamento e destro molto portato verso l'esterno, ha un modo, ad esempio, di rapportarsi a un rilassamento totalmente diverso da uno che lavora con l'orecchio sinistro e con la mano sinistra. Perché? Perché le energie, possiamo pensare che in ciascuno di noi ci sono due emisferi, come due energie, un'energia destra e un'energia sinistra, un'energia più attiva e un'energia più recettiva. Ciascuno di loro due gestisce le sue energie in maniera differente. Qualcuno mi chiede, ma devo imparare allora a questo punto ad armonizzarmi, ad equilibrarmi? Certo, la chiave, lo sviluppo, sarebbe riuscire ad accedere all'interno di se stessi, all'interno della posizione, chiamiamola così, quantica, all'interno di se stessi, dalla quale noi possiamo essere indifferentemente in una posizione o nell'altra. Capita che nella vita normalmente in realtà capita l'opposto, che noi esacerbiamo il nostro modo di essere, per il lavoro, perché, per dire, questa persona logica a destra magari si trova a fare un lavoro proprio che corrisponde alle sue caratteristiche, è inversamente l'altro, e quindi andiamo a esacerbare. Se noi riusciamo a liberarci dalle esacerbazioni, possiamo andare più verso il noi stessi, verso un noi stessi profondo. Possiamo pensare che anche queste sono delle chiavi per scoprire i nostri talenti. Cosa significa i talenti? Delle cose in noi che noi, sotto un certo punto di vista, noi sviluppiamo solo certi talenti, ma ne abbiamo degli altri, quindi ad un certo punto per sviluppare anche altri talenti. Quanto sto dicendo può servire ad esempio nei colloqui del personale e in altre situazioni. Voglio finire con un piccolo esercizio. Questo piccolo esercizio è un piccolo esercizio che è simile a quello che è scritto come in introduzione all'autoipnosi e che vi farà capire quanto detto finora. Incomincerò a insegnarvi qualcosa che può avvicinarvi all'autoipnosi. Vi chiederò adesso di chiudere gli occhi e di guardare la sommità della vostra testa. E così chiudete gli occhi e guardate la sommità della testa. Rimanete 30 secondi osservando la sommità della testa. Io conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ora non fate più nessuno sforzo di guardare la sommità della testa, ma neppure di aprire gli occhi. Vedete quello che capita. Se a qualcuno si fossero aperti gli occhi nel frattempo, richiuda di nuovo, gli altri rimangano come sono e osservi di nuovo la sommità della testa. Conterò di nuovo da 1 a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso nessuno sforzo più, vedere cosa fanno gli occhi. Se restano aperti, o cioè se si aprono o non si aprono, quello che succede. Non dovete fare lo sforzo di aprirli, dovete vedere quello che capita spontaneamente. Ora che avete fatto questo, che avete visto quello che capita spontaneamente, continuate a tenere gli occhi chiusi. Ora state acquisendo una abitudine molto utile, un'abitudine veramente importante. State creando un nuovo percorso neurologico nella vostra mente. Questo percorso neurologico è un percorso nuovo. Ora, sempre con gli occhi chiusi, vi chiedo di incrociare le vostre mani nella maniera anche opposta a quella che fate normalmente e vedere se vi sembra adesso tanto strano. Può darsi che passiate in un modo o nell'altro e vi rendete conto che non c'è più tanta differenza. Perché? Perché abbiamo cambiato un poco il modo in cui il vostro cervello funziona. Fra pochi istanti vi farò riaprire di nuovo gli occhi. Questo esercizio è un inizio poi per andare oltre in autoipnosi ed è già delineato in un altro video che potete trovare qua sopra. È anche utile, è una porta. Questo esercizio è una porta, quello che ho fatto con gli occhi, perché quando voi riuscite ad arrivare con gli occhi chiusi in questa maniera, successivamente potete procedere ad avere tutta una serie di ulteriori cambiamenti all'interno di voi stessi. Adesso Fra poco conterò da 1 a 5 e aprirete gli occhi e sarete nel qui ed ora. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, e abbiamo verificato, io penso la maggior parte di voi avrà verificato come questo che adesso magari qualcuno non riesce più a trovare, ma già si ripresenterà fra poco, possiamo riequilibrare le energie già con un semplice esercizio. Quindi siamo partiti dalla comunicazione non verbale, da concetti legati al carisma, abbiamo spiegato un poco come capire i tipi di personalità e adesso abbiamo aggiunto un piccolo elemento dove vi faccio capire come già entrando nell'autoipnosi, nei primi passi, ci sono dei cambiamenti che possono succedere. Vi invito a continuare a seguirci sul canale perché questo è un discorso che continuerò ad approfondire. Vi invito anche a fare gli esercizi di rilassamento e a visitare anche l'altro canale che noi abbiamo. Iscrivetevi su entrambi i canali, anche l'altro canale che noi abbiamo, sul quale pubblichiamo sempre delle cose molto interessanti. Intanto grazie per l'attenzione che avete avuto fin qua, frequentate anche il nostro gruppo Facebook e ci sentiamo alla prossima volta. Guardate i prossimi video e anche gli antichi, perché veramente su questo canale ci sono le cose che da nessun'altra parte potete trovare. Tecniche che vi possono aiutare ad essere più tranquilli, a eliminare le ansie, ad essere più sicuri, regressione. Iscrivetevi e man mano sarete sempre più informati. Grazie e a presto! Vi invito a sottoscrivere al nostro canale, dove mettiamo tutti i giorni dei video nuovi con argomenti inediti, nuovi, interessanti, che vanno dall'ipnosi non verbale al coaching, a tutto quello che può interessarvi. Grazie!